Intanto è un atto di solidarietà per quello che è successo, per un atto di vicinanza ai lavoratori che sono rimasti senza lavoro. È come tornare su un luogo per commemorare qualcosa che è morto ma che deve rinascere. E io spero che già ci sono delle buone notizie per la rinascita di questo posto, perché, e deve avvenire il più presto possibile. Non si può sottostare al ricatto di chi voleva distruggere questo sito, che ha una valenza eccezionale sotto il profilo del paese, dell'Italia, della formazione dei nostri ragazzi, della scienza, della tecnica. È qualcosa di che non può assolutamente morire e deve essere ricostruito qua, in questa sede. Questa è la mia opinione, perché intanto è molto più facile ricostruire qui ed è molto più rapido. E poi noi speriamo di poter convogliare tutte quelle forze economiche che al più presto possano far ripartire. Io so già che ci sono delle iniziative, seppur in un momento economico certo non felice, lo sappiamo per tutti, ma questa è una realtà importante che dobbiamo portare avanti. Io tornerò il giorno in cui si inaugurerà, seppur in parte limitata, per essere presente e soprattutto per fare un giro insieme ai ragazzi che riprenderanno piano piano a frequentare questo sito. E quindi ho veramente speranza che questo avvenga presto. Mi dicono che già proprio in questo mese si dovrà riaprire, quindi io sarò presente.